Eccoci qua. Ciao. Tutto bene? E come stai? Sì, tutto bene, tutto bene. Un piacere conoscerti. Ah, grazie anche a me. Sei a Vicenza, giusto? Sei a casa? No, adesso sono in un hotel. Mi hanno dato il fine settimana, così un'occasione d'oro per finalmente quasi 5 mesi. Ho avuto un fine settimana, però ci sta. Allora, ti presento a tutti, o almeno ti presento a tutti quelli che non ti conoscono. Allora, ragazzi, è un ragazzo di 21-22 anni, giusto? 23 anni. E, praticamente lui ha fatto domanda per il WFP1. Dopodiché, per motivi che poi ci racconterà, comunque, non è stato preso. E lui comunque un ragazzo che col cazzo che molla, scusa se mi permetto, il suo sogno era quello, sapete che c'è, se lo metto non vado alla montagna, la montagna vado al momento. Quindi ha preso e ha detto parto per la regione straniera. E lui ha preso e ha partito, se non erro, il 23-24 dicembre, giusto? 23 di luglio, si è preso, si è partito, non mi ricordo niente, abbiamo parlato un po' di tempo fa, mi ricordo più il cazzo. 23 di luglio e quindi poi mi ha raccontato un sacco di cose, comunque adesso lascio la parola a lui e raccontaci un attimino come è andata nel WFP1, come mai ti è venuta questa idea di partire con la regione straniera e poi racconta un po' di quello che stai facendo. Che dici? Ok, dai, ti lascio la parola. Nel 2017 ho provato il WFP1 per la prima volta. Ho fatto il, non sbaglio, in novembre. Mi presento a Roma, vengo convocato a Roma. Faccio il primo giorno le prove fisiche. Ho fatto la corsa, così le solite prove fisiche. Il secondo giorno vengo convocato per gli esami medici. Sì. In cui non era presente l'oculista non c'era, e quindi che poi l'oculista è arrivato il lunedì, perché si svolge tutto nel fine settimana. Sì, esattamente. Dopodiché arrivo il lunedì, veniamo convocati per gli esami psicologici, psicoattitudinali, con tanto di psicologo e psichiatra, ma quel giorno arriva l'oculista e mi dice che non sono idoneo all'esercito italiano perché in estate ho fatto il laser agli occhi per togliere gli occhiali. L'ho fatto anch'io, tra l'altro. Esattamente, mi dice che non sono idoneo per l'esercito italiano. Ma perché? Avevi visto qualcosa che non andava? Perché anch'io io sono anzianotto, io l'ho fatto nel 2009 e gli ho fatto di missione, quindi sono un po' vecchiotto io. E penso che sono stato uno dei primi a fare la visita laser, ho fatto l'intervento, anche a me mi stavano facendo storie, però alla fine mi hanno fatto idoneo, onesto, mi sono stato fortunato. No, a me mi hanno detto proprio non va bene, tu diventerai cieco così, quindi non... Ma ti mancava tanto? Sì, mi mancava un po', ma cioè, la visita la vedevo perfettamente, avevo 10 decime. Ma quello è uguale. A me mancava tipo 4,5 e cioè anche a me mancava un bel po', comunque mancava poco. Poi fatto sta che arrivo alla commissione, mi dicono fai il ricorso, che ti verrei richiamato tra un mese, così e quant'altro. Vengo richiamato un anno e mezzo dopo. Nel frattempo ho provato per la seconda volta, questa volta vengo chiamato a Milano. Sì. E passo. A Milano dove? Per abitare? Sì, sono il WFP1 al solito. Ok. Ho fatto Milano mi viene detto, ho fatto le prove fisiche, le prove mediche, con l'oculista mi ha detto perfetto, non è nessun problema. Ottimo. Arrivo dalla psicologa e dallo psichiatra, mi dicono tu non vai bene perché hai tratti di rigidità. All'inizio io pensavo fosse una qualche storia di, non lo so, magari ero troppo rigido a parlare con lei, non lo so. Ma mi hanno detto che era una questione di rigidità mentale, non lo so. Rigidità, ho detto. Esattamente. Arrivo in commissione, mi dicono di fare un altro ricorso, ma questa volta non l'ho fatto. Va bene, ritorno a casa, vengo richiamato per il ricorso, arriva il messaggio per il ricorso, mi dice di presentarmi a Foligno, mi presento a Foligno e mi viene detto,
passo dall'oculista e all'oculista la stessa cosa mi dice: non puoi, il tuo fisico non è idoneo all'esercito italiano. Il tuo fisico non può sopportare l'addestramento dell'esercito italiano. Fatto sta, passo, finisco Foligno, poi vabbè, dopo un po' ho preso la decisione di partire qui in legione. A luglio faccio il biglietto per andare a Aubagne, cioè a Marsiglia, arrivo a Marsiglia, poi da Marsiglia prendo il treno per arrivare a Aubagne, mi trovo davanti ai cancelli della legione straniera, arrivo là davanti. Cosa hai provato in quel momento? Appena hai visto i cancelli della legione straniera, cosa hai provato? Ah, io ho chiamato mia madre e ho detto: mamma, mi sto cagando addosso. Ci credo, cazzo, ci credo. Avevo sentito tutte le storie e quant'altro. Eh sì, ci credo. Trovo lì un caporale, dico: do il passaporto, i documenti, je me vois roulé dalla legione étrangère. Dico: ok, aspetta qui, c'è una piccola panchina, tu ti siedi, aspetta tipo 3-4 ore. Così arriva un caporal chef, e questo caporal chef mi dice: fai delle trazioni. Faccio delle trazioni, dopodiché mi dice: entro in questa stanza, vengo spogliato nudo, cioè nudo in mutande, cioè svuotato completamente il tuo polsone, mi dà un test, fai un piccolo test psicotitudinale, così, cioè stronzate. Dopodiché ti prende, mi chiede se avessi mangiato, ho detto: no, non ho mangiato. Mi offro da mangiare, vengo messo in una stanza con altri camerati civili, ancora siamo tutti in tenuta civile, vengo messo nella rabbit cage. Rabbit cage sarebbe una piccola zona dove siamo tutti noi civili. Quanti civili eravate più o meno? Più o meno eravamo una ventina, più o meno. Sì. Ma tu, francesi, italiani, diverse nazionalità? Italiani, no, italiani no. Principalmente sono tutti russi. Cioè dalla russi? Zona. Sì. La gente dall'Africa, dappertutto. Non c'è una zona precisa. Dopo dei giorni faccio tutte le prove fisiche, che consiste nel... come si chiama? Vabbè, una specie di corsa. Corsa, trazione, addominali, flessione, cos'è. Ok, ok. Ovviamente tutto con un punteggio. Passo poi prove mediche, ti fanno le prove mediche sia in civile che in seguito, faccio tutto quanto, mi viene cambiato il nome, cambiato nome, data di nascita, nome dei genitori, tutto quanto. Ah, tutto per la prima. Vengo chiamato e passo nei blu, perché sono tre fasi, cioè civile, blu e rouge. Rouge è proprio quando sei finalizzato. No, esatto, già finita. In blu passo più o meno un mese, 3 settimane qualcosa, dove ovviamente quando passo in blu tu vieni pagato all'incirca una 60ina di euro al giorno, ovviamente lavori, vieni mandato anche fuori a lavorare. Ho lavorato nell'ospizio, tra virgolette, dei legionari, dove sono tutti i legionari vecchi, anziani, che per un motivo o dell'altro non hanno famiglia, non hanno un futuro, cioè li mandano là. Lì la paga viene aumentata, cioè viene pagata il doppio. Diciamo che economicamente qui si sta bene. Dopodiché... Diciamo che si sta bene, ma nel senso ti fai un mazzo così, cioè, diciamolo, cioè, ragazzi, diciamolo, perché poi sembra che ti regalano. Non gli regala niente a nessuno, ti fa un mazzo così, quindi diciamolo. In blu tu fai altre prove, non solo fisiche, ma soprattutto di prove di squadra, come per esempio montare una tenda, non la tenda quella che usi, è proprio la quella che si usa in missione, tipo. Esattamente, per vedere come lavori in gruppo, come ti comporti. Io l'ho fatto nei vari campi in Afghanistan, prima quando mi sono preparato i miei campi in Afghanistan, andare in Kosovo, noi ci preparavamo, montavamo anche noi il stesso discorso per vedere come lavoravamo in gruppo, in 5-6 si monta, tipo, giusto? Sì, per me in 6. Ovviamente partono come ti comporti, cosa fai, se sei uno che... Ovviamente c'è un punteggio, perché sei sempre... un engage volontaire, ancora non sei legionario, sei engage volontaire, la sei valutato giorno per giorno.
fai passi alla, se non sbaglio, alla Gestapo. No, alla Gestapo dopo. Vabbè, comunque fai molte cose, molte firme, molte carte, poi fai altre prove psicotestinali, comunque fai un casino di prove di esami medici e di prove. Cioè, costantemente sei sotto prove. Soprattutto mediche. Mediche proprio non solo ti fanno come in Italia, ma di più. Cioè, io in un giorno mi hanno fatto 7 prelievi più o meno. Mi hanno fatto 2 prelievi, 7 boccette di sangue, esami oculistici, mi hanno detto che non ho niente, cioè non ho completamente niente. Poi fantastico quando vai a parlare con lo psicologo, perché lì devi essere sincero. Bello questo, bravo. Cioè non è come in Italia che tu fai il Minnesota e tu devi stare su quello che scrivi. Lì proprio tu arrivi, tra l'altro questo qui era, se non sbaglio, era russo, questo aiutante chef, parlava italiano, un italiano di merda, però comunque... Vabbè, si arrangiava, insomma. Esattamente. Abbiamo cominciato a parlare, gli ho spiegato la mia situazione, come in Italia, cosa faccio nella vita, perché voglio entrare nella legione. Insomma, queste domande qua. Ovviamente quando gli ho spiegato della mia situazione, di quando ho provato nell'esercito italiano, si è messo a ridere, perché qui conoscono come funziona il sistema italiano. Parlo con lui, finisco con lui di parlare, mi dice, guarda, per me quello che hanno detto in Italia non è assolutamente vero, tu puoi essere un buon soldato, per me va bene, tu puoi continuare. Io su questa cosa voglio aggiungere, se mi permette ti interrompo un secondo, aggiungo una cosa. Allora, tra virgolette, la situazione in Italia, non voglio chiamarlo problema, ma la situazione in Italia è che da un test devono capire tutto. Io lo so perché ovviamente ci lavoro. E quindi lì, quando io dico bisogna essere preparati, è perché io poi nel mio staff lavoro con una psicologa, comunque con professionisti che fanno provare Minnesota, autorizzati, siete all'albo, insomma c'è tutta una serie di strutture apposta per preparare persone. Invece, quindi, qui in Italia hai una sola possibilità e ti devi preparare. Nella legione straniera, come ha detto giusto, come funziona? Funziona che tutti i giorni ti testano. Cioè non è che ti testano un giorno, che magari tu hai mille cazzi, mille pensieri, magari sbagli a fare una cosa, ti danno un'esclusione e sei fuori. Nella regione straniera il processo è diverso. Nella regione straniera, come lui ha ben detto, perché è una cosa bellissima, tutti i giorni è una preparazione, tutti i giorni sei messo alla prova. E questo e quello è un bel vantaggio, perché tutti i giorni hai la possibilità, uno, di far vedere chi sei realmente, due, cioè dimostri, cioè tiri fuori la parte migliore di te tutti i giorni, finché arriva un punto che la gente ti misura e dice sei perfetto, bravo, perché ti ha misurato per tanto tempo. Esattamente. Invece in Italia hai una prova, e per questo che io dico, ragazzi, preparatevi, perché hai una prova, quindi o siete coglioni così, se mi posso permettere, e quindi dici non mollo un cazzo, vabbè, non sono arrivato qua, io devo raggiungere il mio sogno, me ne vado da un'altra parte, non è un problema, oppure dovete prepararvi per riuscire a raggiungere l'obiettivo, cioè sono due cose, no? Ovvio, farti non è facile, perché diciamo che è il sogno di tanti anche quello che ha fatto effettivamente. Esatto. Prego, vai avanti. Ovviamente qui il giorno deve essere motivato ogni giorno, perché qui a prendere il treno, cioè a scappare ci stia un attimo, perché qui sei... Ti spiegherò durante l'intervista. Guarda, ci fa una domanda, te la pubblico. Età massima per entrare nella legione straniera? Allora, nel sito c'è scritto che puoi arruolarti anche a 17 anni, da 17 ai 40 anni, ma come succede spesso in legione, qui è molto... Dico che sono molto... Campate per aria, vanno dai 18 ai 30 anni più o meno. Anche perché poi non c'è proprio. Sì, esattamente, perché poi... È dura. Che poi se hai le giuste motivazioni puoi errarti anche a 40 anni, però c'è l'addestramento fisico, cioè, è molto intenso. Sì. Ci vuole la motivazione, no? Principalmente ci vuole una buona motivazione per entrare. Mi chiedono, c'è un'altezza precisa per diventare soldato della legione straniera? Guarda, qui ci sono i nepalesi, che il nepalese più alto che io abbia visto sarà 1,75. Mica, sono gigante. Quindi, no, alla fine non c'è
Non penso ci sia un limite massimo o un limite minimo, perché non c'è scritto da nessuna parte, non è... qui ci sono le palestre che ti dico, c'è gente che alza 1,60 ed è sergente, con tanto di cappello, perché c'è in palestre per scalare montagne sono delle macchine, va. Non c'è un limite, che io sappia non ci sia, non c'è. Quindi andiamo avanti, quindi sei stato idoneo, quindi è andata bene fortunatamente, hanno misurato tutte le tue prove, ti hanno messo a dura prova. La prova principale che è la Gestapo, quella che viene chiamata la Gestapo, che sarebbe la polizia militare, la regione straniera, lì la follia assoluta, cioè quello che tu pensi sia la follia, tu lo trovi tutto lì dentro. Non ti spiego nei dettagli cosa succede perché sei un po'... Beh, tranquillo. Meglio. Però ti dico che lì devi avere la mente forte. Se tipo io sono stato messo nudo completamente e mi è stata fatta le domande. Principalmente ti dicono, noi ti facciamo 7 domande. Se tu rispondi male, cioè non rispondi correttamente a una di queste domande, ti mandiamo a casa. Ovviamente ti fanno sempre test antidroga, ti fanno fare pipì ovunque, cioè all'inizio, alla fine, durante, sempre. Principalmente ti viene domandato se hai fatto uso di droghe, se hai avuto problemi con la legge, se sei mai stato all'estero, se durante in quel momento il tuo futuro lavoro, cioè da legionario, avresti il coraggio di, non lo so, di adempiere al meglio al tuo dovere, parliamoci. Sì, sì, capito. Queste domande qua. Poi ti vengono fatti, ti viene fatto firmare il contratto, quello di 5 anni, perché all'inizio ti viene fatto firmare un contratto, ma se non sbaglio non è il contratto, quello effettivo, di 5 anni. C'è proprio un contratto che dice che sei là. Poi ti viene dato il foglio in cui tu, io ho sottoscritto così così, per 5 anni decido di servire la legione straniera. E così via. Finita la Gestapo, diciamo che non è più prove. C'è solo da trattare. C'è solo da aspettare che finisca la tua settimana, perché resti una settimana, salvo imprevisti nei rush, in cui ti viene data la divisa militare, quant'altro, tutto il tuo equipaggiamento che poi porterai a Castelnuovo. Dopodiché arriva un sergente delle compagnie di Castelnuovo. Sono 3 compagnie principalmente di Engage Volontaire, e poi ti porteranno a Castelnuovo, in cui incominci il tuo addestramento. Io sono capitato nella prima compagnia di Engage Volontaire, che era reputata la più simpatica, tra virgolette, come al solito. La prima compagnia è blu, cioè blu, rouge e jaune, e gialle. Poi raccontami, e quando il tuo primo, poi mi hai detto che hai fatto già 4 stage, se non dico... 4 stage, sì. Ok, e allora il primo stage hai preso il brevetto, cioè ragazzi, in quanto? In 6 mesi, di meno? Io per conto che da Umagni, cioè da quando mi sono presentato, perché è da quel momento che incomincia il tuo servizio, da quando passi in blu, io ho più o meno 10 mesi. Più o meno sì. No, 11, perché il 23 luglio io faccio... Un anno, esattamente. Il primo stage, vabbè, è stato lo stage paracadutista, perché tu arrivi e finisci Castelnuovo, fantastico, fai un mese di fermo, e lì... lì c'è da ridere. Vedo i 4 mesi di Castelnuovo, ti assegnano al reggimento. Sono stato assegnato al secondo reggimento straniero paracadutisti. Ti fai più o meno... No, io sono arrivato a dicembre, quindi sono le feste di mezzo, quindi sono stato un po' più di tempo. Ti fai una 2 settimane più o meno di addestramento col paracadute. Dopodiché ti mettono su un aereo e ti lanciano. Ma proprio così. Senza pensieri, praticamente, sì, sì. Senza pensieri, esattamente.
Questo qui è stato il mio primo brevetto, brevetto di paracadutista. Finisco i miei lanci, i miei 6 lanci di obbligatori per il brevetto paracadutista e parto subito per i Pirenei, le montagne a fianco alla Spagna. Comunque prendo faccio 4 settimane per lo stage di ski militare, massacro, il BSM massacro. Poi, perché sono stato assegnato alla seconda compagnia di montagna, reputata da tutti quanti la più simpatica di tutto il reggimento. Allora, sicuramente sei simpaticissimo, lo stiamo vedendo, perché se finisci in quelli dei più simpatici, sicuro sei simpatico. Questa cosa l'abbiamo capita. Io in questo ambito ho una fortuna che tu neanche immagini. Perché io all'inizio avevo chiesto, quando tu finisci Castello, tu fai da un capitano e entro e dico, tu verrai assegnato secondo reggimento, sarai parachutista, in che compagnia tu vorresti andare? Io ho chiesto, o la prima compagnia, combattimento urbano, o la quinta compagnia di combattimento nel deserto. Finito tutto quanto, arrivano le cadre, cioè i sergenti del Dusim Rep. Tu vai nella compagnia di montagna. Hai detto, viva sto caso. Vabbè, bello, fantastico. Ma dato come devo andare. Esatto. Come devo andare. E attenzione, cioè, è una bella compagnia. Cioè, lì tu, per quanto riguarda i brevetti, l'addestramento, è riconosciuto da tutti qua, siamo i migliori, perché tu vedi, in neanche 5 mesi di servizio qui nel reggimento ho già 4 brevetti. C'è gente negli altri reggimenti che non ne ha neanche uno in un anno di servizio. Poi dal punto di vista di addestramento siamo i più addestrati, perché appunto andiamo in montagna, facciamo, marciamo, sempre. Poi io penso che in Italia siete paragonati con regimi Sedico Balle, ovviamente, Battapar. Guarda, io non seguo più l'esercito italiano. Prima potevo dire tutti i reggimenti dell'esercito italiano, ma adesso ci sta. Non seguo più niente. Ci sta. E un'altra cosa. Allora, a parte che ci hanno fatto una domanda, se vuoi rispondere tu, che differenza c'è? È una domanda forse per te un po' banale, però vabbè, rispondiamo lo stesso. Che differenza c'è fra il soldato italiano e il legionario? Guarda, io non saprei perfettamente quello che succede nell'esercito italiano, però da quanto so, da quanto mi hanno detto, non è che ci sia poi, vabbè, sono le forze speciali, quant'altro, quello è un altro discorso che non saprei dirti perfettamente, perché non conosco, però so che per quanto riguarda le forze speciali in Italia siamo messi bene. Io vedo i miei amici che sono arruolati nell'esercito italiano e non fanno tutto l'addestramento che facciamo, dal punto di vista né di brevetti, né di addestramenti giornalieri, e né di disciplina, perché qui la disciplina, cioè, te lo garantisco a ferrea. Cioè, sì. Qui l'altro giorno, ora ti spiego cosa è successo l'altro giorno. Torniamo dal brevetto di alpinismo militare. Giustamente abbiamo ancora i materiali di montagna, i scarponi, le termoscope. Io non sapendo dove metterle, perché non abbiamo avuto modo di reintegrare tutti i materiali, l'ho messo nel, adesso non so come si chiami in italiano, comunque un tiroir, il cassettone che c'è sotto il letto. Ho messo tutto lì dentro, ovviamente ordinato e quant'altro. Arriva il sergente della reception della compagnia, che fa il controllo di tutti quanti di fianco al proprio letto, guarda le camicie tutte stirate, il tuo armadio bello, perfetto, come al solito, e lui vede le scarpe. Vede i scarponi e dice, gli scarponi non vanno bene qua dentro. E va bene. 10 minuti dopo vengo chiamato dal caporale, dice, c'è il caporale chef che ti vuole vedere, siamo io e altri 6-7 persone, sempre per lo stesso motivo, tutti quanti con materiale di montagna nel cassettone. Comunque lui arriva, forza, 20 minuti di plank. Restiamo 20 minuti così di plank degli addominali, quant'altro, tutti sudati, ma comunque c'è uno sketch, sì, ci sta. Vabbè, io ai miei corsi lo spiego sempre, forse perché vabbè, io sono un po' vecchiotto, no, rispetto all'esercizio di adesso, diciamo che... Forse, non lo so, sicuramente quando ho fatto l'esercito io
era proprio dura, no? E io mi ricordo che soltanto perché io non sapevo dire VFP1 e dicevo VFP1, ogni volta mi facevano fare il giro della compagnia. E per 2 settimane stavo zitto, non potevo parlare, perché ogni volta che sbagliavo mi facevano correre. E quindi era un continuo punizione, no? È quello che dico sempre anche al corso che faccio ai ragazzi, no? Dico sempre, ragazzi, le punizioni vi fortificano. Non vedetele come cose che vi devono demotivare. Vedetele come un'opportunità per migliorarsi fisicamente e mentalmente. Venite forgiati. Come te, no? Sicuramente 20 minuti di plank, oltre a farti bene fisicamente e ti addestra, diventi più forte, sicuramente ti hanno dato quell'input di autodisciplina e di miglioramento. Ma ora ti spiego un po' com'è la situazione, tu sei rep. Allora c'è la legione straniera, ci sono i pre-reggimenti e poi c'è il Dusian Rep, secondo il regime straniero paracadutisti. Nel Dusian Rep ci sono le compagnie. Tra tutte queste compagnie c'è la Dusian Company, che è quella riconosciuta come la migliore dal punto di vista di addestramento dei brevetti, ma qui si dice Sketchman Palapento. Cioè, presente Full Metal Jacket? Ogni giorno è un. L'altro giorno abbiamo fatto le pulizie con il casco sulla testa, il camuflaggio in faccia, zaino, ramping nel bagnato, con il moce e quant'altro. Quasi ogni giorno così. E da questo punto di vista, cioè noi della seconda compagnia siamo sempre e costantemente puniti. Per un motivo o nell'altro, infatti siamo sempre abituati, quando noi andiamo a fare le stage con le altre compagnie, sono gli sergenti e quant'altro, che a noi della Dusian Company non ci dicono niente, ci dicono ricordatevi, non fate né pulizia né niente, perché loro sanno perfettamente quello che succede nella 3M sezione, se sezione di appoggio. Però ci sta, dopo un po'. È addestramento mentale, fisico, Sì. è completarsi a 360. A me la Esatto. vita, io poi ho fatto l'addestramento paracadutistico, ho fatto anche le missioni, insomma, ho fatto un sacco di cose e come dico sempre ai ragazzi del corso che si iscrivono, che li preparo ovviamente a fare il VFP1, la prima cosa che gli dico è, tu hai detto una cosa bellissima all'inizio, bisogna essere motivati, cioè motivati che vuol dire bisogna in ogni momento dare il massimo e spingere, non stare tanto a pensare come cazzo deve andare a finire, ma lo dire, lo voglio fare, sì, lo faccio, punto. Se no va. Esatto. Cioè, senza stare a Anche pensare, perché ma. è tutto nella testa, la Bravo. fatica, la stanchezza, la sete, perché già dopo, se tu, quando tu da un bagno, tu parti per la ferma, lì è un massacro, lì non dormi, non mangi, ti addestri ogni giorno, prendi la guardia ogni notte, non stiri, perché in legione si stira ogni giorno, se non hai in mano un fucile hai un ferro da stiro in mano. Tutto nella testa, cioè non c'è, cioè io, cioè, tu arrivi a comprendere la tua forza quando proprio non ce la fai più, quando tu arrivi al limite e arrivi a finire questo tuo addestramento, tu dici, minchia, cioè posso fare tutto, cioè, Guarda, mi stai non facendo un so po' come spiegare, che è difficile, cioè devi provare questa situazione. mi stai facendo emozionare perché ti capisco. Ti capisco perché anch'io è uguale, cioè io ho capito, cioè capisci veramente fin dove puoi arrivare, cioè cerco di buttarla giù a parole ragazzi perché è un concetto veramente difficile, cioè è difficile come concetto. Esattamente. Ma nel momento in cui tu superi il tuo limite, ma non fisico raga, ma mentale, perché Mentale, il fisico non è un cazzo raga, è la mente. Superato la tua mente, capisci e dici, cazzo, hai visto dove sono? Poi ti guardi indietro e dici, minchia, e almeno io dico il mio caso, mi davo del coglione, perché mi vedevo indietro e dico, minchia, ma pensa che cazzo, com'ero coglione che avevo paura, che pensavo di non farlo, e mi davo del coglione da solo e dico, ma minchia. E lì ti dai un bel riferimento, perché lì è come la mentalità vincente, perché la prossima sfida avrai un altro focus. Okay? Perché poi ogni sfida che superi è un altro focus, hai sempre paura, ovvio, ma è un altro focus perché hai altri riferimenti positivi di superare, di andare oltre. E penso che è proprio la mentalità vincente, cioè questa cosa, come è stato per me, lo penso che sarà soprattutto per te, ti cambierà la vita a livello di mente, sarai un'altra persona, più in gamba, più sveglia, più svelto e cioè farai la differenza, cioè tu farai la differenza, sia per te che per gli altri, Sì, sicuramente. perché fisicamente tu arrivi. Esatto. Ultimamente abbiamo scalato la montagna più alta qui di Calvino.
dalla Corsica, dopo giorni e giorni e giorni, giorni di marcia, cioè noi abbiamo scalato la più alta di tutte quante con i quadricipiti che bruciavano, a dormire ti bruciavano le gambe, che proprio non si è visto le ginocchia, le caviglie, completamente distrutte. Però nonostante tutto, tu arrivi, prendi il tuo equipaggiamento, tu parti. Il sergente in testa, anche lui distrutto, stanco e quant'altro, ma lui con te, Anavo, tu parti e arrivi. Bravo. La legione è bella anche per questo, perché sono i sergenti tutto quanto, non so come funziona nell'Italia, ma in Italia, però penso sia anche la stessa cosa. Cioè loro con te, sì, mentre non stanno lì a prendere tutto quanto, però almeno, perché giustamente loro l'hanno già fatto questa cosa. No, io mi ricordo nei paracadutisti che quando l'anziano si buttava a terra a pompare, tutti ci dovevamo buttare a terra a pompare, tutti a terra. Cioè quando l'anziano si cadeva per terra, tutti giù a terra a pompare, e finché l'anziano non si alzava, tutti a terra. Cioè che non c'erano capito di stare a terra, non esisteva che ti alzavi, capito? Allora vediamo un attimo che c'è un'altra domanda qua, vediamo cosa ci dicono. Tu. Allora, io penso che ora gli addestramenti del VFP1 non sono il top, a meno che si entra in sezioni speciali. Allora, mi permetto di rispondere io, che forse ho più esperienza di questo. Allora, diciamo che un conto è fare il VFP1, un conto è fare la legione straniera. Ragazzi, non mischiamo, perché la legione straniera può essere paragonata ai reparti speciali italiani, o comunque reparti paracadutisti, o comunque reparti lagunari. E comunque fanno molti più brevetti, anche perché loro sono molto più completi a livello di brevetti. Cioè, ragazzi, lui ha fatto già 4 brevetti, scalata, cioè ha fatto già tutto, paracadutista. Invece da noi, in base a dove vai, ti danno un brevetto. A meno che fai proprio reparti speciali, che lì a quel punto è proprio una cosa un po' più specifica. Che tra l'altro ci sono i concorsi anche per far quello. No. Ovvio, non è facile, ma non è niente facile, di che cosa stiamo parlando, cioè nulla è facile, quindi bisogna impegnarsi ovviamente. Quindi anch'io ho fatto un anno al capo di Pisa e capisco benissimo i vostri discorsi su sforzarsi di completamente l'addestramento. C'erano donne col ciclo più forti mentalmente di tizi palestrati, è vero, ma ragazzi, testa, è tutta testa, raga. No, qui non c'entra niente, se l'ho detto, qui sono i nepalesi, prendo sempre i riferimenti nei nepalesi, perché fisicamente, cioè tu li vedi, dice, non spero che si cade, ma cioè, sono delle macchine da guerra sti cazzi nepalesi, cioè, sono piccolini, ma anche loro hanno fatto il saggio come me, sono arrivati in classifiche migliori della mia, cioè te l'ho detto, qui è tutto un fattore di testa, qui il fisico non c'entra, ma non è l'elemento forte di questa situazione. Allora, guarda, c'è un'altra domanda, vediamo cosa ci dicono. Allora, infatti ho fatto questo video direttamente ai paracadutisti e io ti parlo perché so che era gratuito. Perfetto. C'è un'altra domanda molto, molto più tecnica, questa qua. Serve il diploma? No, qui le giorno non gli interessa niente del tuo passato. Devi correre. Bravo. Ovviamente ti fanno i test psicotutoriali. Non sono facilissimi, sai, però sì, deve avere un po' di cervello, te lo dico io che di cervello non ho completamente, però... Ma non è vero, non qualcosina, dire così, perché... No, qualcosina serve. No, serve anche perché io penso che vedete a fare cose come topografia, orientamento, penso che lo fate anche voi, che se non hai cervello ti perdi mezzo boschi per finita. Quindi ci vuole istinto, ci vogliono tante di quelle caratteristiche. Ragazzi, per me, io adesso non voglio sicuramente sminuire quelli che sono i laureati, però ognuno fa il suo lavoro. Sicuramente il militare ha una sensibilità e un'intelligenza sicuramente diversa, magari di quello che potrebbe avere un giudice o un avvocato, ovviamente. Il giudice e l'avvocato si occupa di fare il giudice e l'avvocato, il medico si occupa di fare il medico. Il militare è un atleta che deve anche avere tutte le competenze tecniche, cioè tutto, deve avere mentalità, mindset, cioè deve avere delle qualità che altre persone non hanno. Cioè, anche perché qui sembra strano, ma qui si studia molto. Cioè io quando ho fatto lo stage MP, mi sembra gli importanti, vabbè, anticarro. Io sono la mia funzione anticarro in questo momento. Cioè io finivo l'addestramento, terreno, guardia di notte, quant'altro,
tu la notte arrivi, se sei fortunato tu arrivi, vai a dormire in stanza e tu incominci a studiare, e tu studi tutta la notte. Pam, 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 e il giorno dopo test. Se il test non va bene, ok, non dormi per un altro giorno. Però poi devi ritornare in stanza, devi studiare e devi sperare di... No, non è che devi sperare, devi fare bene il test. Perché è così. Devi studiare, ma è normale che sia così. Hai scelto di fare questa vita, tu devi studiare. Come un'università, cioè se tu arrivi in un'università vai lì solo per scaldare la sedia, non è che sia il massimo. Studi, ma... vai, poi... Durante il mio corso, no, partecipa anche... l'esercito italiano paracadutista e lui proprio questa cosa l'ha sottolineata, ragazzi, è stare nell'esercito non vuol dire che tu non vai a studiare più a scuola perché la scuola non ti piace e non studi più, no, quando decidi di arruolarti e penso come hai detto tu adesso praticamente, quindi la ragione è uguale, vuol dire che non solo devi allenarti il doppio fisicamente ma devi studiare il doppio rispetto a prima, perché studi anche in condizioni come hai detto tu di notte, cioè di giorno lavori e di notte studi. Quindi magari quando andavo a scuola studiavi di giorno e non facevi un cazzo, invece a volte devi studiare di notte, capito? Quindi devi studiare più di prima, cioè paradossalmente, quindi... Stanco. Esatto. Qui si chiama Monster e Red Bull. Quando siamo rap, cioè io ho fatto un castello di sono stato perfetto, cioè ho avuto uno dei migliori voti, il tenente. Sì, è lui che no, ma da quanto ho capito il tenente c'è, cioè, lo stesso grado in Italia. Ho detto, tu vai nei paracadutisti, tu perfetto così. Arrivo al... parto subito per il BSM, faccio l'FTS, che sarebbe l'addestramento del reggimento, poi parto per fare il paracadutismo e poi parto per il BSM. Al BSM succede una tragedia che... mio carissimo amico è morto, no? È successo un po' un casino ed è morto, quindi con la testa non è che ero tanto concentrato sull'addestramento e quindi sai, fai cagata a destra e a sinistra e i sergenti subito sulla testa, fai il giro così, non dormire, pulizia dappertutto così, pronti che vado a raccontare le mie storie qui ai sergenti. E lì è stato un periodo di brutto periodo, infatti sono arrivato anche penultimo in questo stage, ma sinceramente non mi frega niente. E lì sì, lì è stato un brutto periodo, però poi l'ho superato, ho finito il mio stage, non è stato il top, però ho preso quello che c'era da prendere, e, però adesso sì, va bene. Questo sì. Una sua domanda. Sì. Allora, invece il momento quello dove ti sei preso più soddisfazione. Il contrario adesso. Più soddisfazione. Beh, certo. È stato alla fine dell'FTS, l'addestramento quello del regime, che lì proprio è un massacro. Cioè lì fra tutti quanti, dico, abbiamo fatto una marcia di notte di 35 km più o meno, okay. cioè con la Tusset, la Prowling Sinkant, tutto l'armamento collettivo, Mini-Mi, Mag, di notte, quindi col visore notturno, con i caschi anziani, non quelli nuovi, quelli felani con tutta la tessitura per fissare bene il visore notturno, proprio hai un pezzo di plastica che ti tiene il visore notturno, quindi tu cammini e c'è il visore che ti fa che destra. Palla. Ovviamente, compagni di montagna, tu vai in montagna, okay. Ti fai tutta questa strada con la Dusset, con il treppiedi, poi cos'è che c'è il Dusset, la Mag, la qualsiasi, però poi arrivi, se dici un discorso che facevamo prima. Se tu arrivi, pensi a quello che hai fatto e dici, minchia, sono Superman. E ho avuto anche una buona classifica nell'FTS. Ovviamente come nei primi classifica arrivano sempre i francesi, perché
Vabbè, così, che si devono passare sempre avanti. Però lì sì, lì è stata una bella esperienza. Lì proprio vedono come ti comporti durante lo stress, perché non dorme. Un'altra cosa, ti devo dire, legato alla cosa che hai detto dello stress, che eravate proprio, martellati in continuazione, eravate completamente sotto stress. Questa cosa qua è importantissima, ragazzi. Ripeto, il problema, la selezione italiana prevede che fate un mini esodo test che deve misurare tutte queste voci, ok? E tante volte sbagli la domanda e vieni scattato, perché? Perché la domanda in Italia è altissima. E qui tante volte non gliene frega un cazzo alla gente se Leonardo ha sbagliato la domanda e non è idoneo, per questo bisogna prepararsi. Invece la regione straniera è un conti, cioè il punteggio vorrei proprio puntare sulla sua. Visto che comunque la domanda non è altissima, magari come vuoi più in Italia, lì ci tengono proprio che il soldato, chiamiamolo soldato, il legionario, deve fare tutta, cioè è sotto stress, viene provato costantemente, tutti i giorni. Ogni giorno è un momento di prova. Capite? Perché magari lì è come se lui ha imparato a gestire, lui sta imparando a gestire lo stress, lui sta imparando a avere una mentalità vincente, lui sta imparando a superare difficoltà. Perché? Perché la gente straniera tutti i giorni ti martellano per imparare. In Italia la domanda è altissima e quindi questa cosa non c'è. Tu sbagli una domanda e ti scappano. Perché buono oggi come era un soldato perfetto ieri. Cioè non è che lui è diventato un soldato, era già un soldato dentro. È soltanto che un insieme di cose l'ha portato magari a non avvicinarsi all'esercito italiano, ma sicuramente io dico che il caso non esiste. Se tu sei diventato un legionario c'è un motivo. Quindi il tuo destino ovviamente era quello. E quindi benissimo così come è andato adesso, perché è bellissimo sentirti comunque dire certi concetti importantissimi che sicuramente un WFP in italiano, un ragazzo italiano non può capire. Quindi è bellissima questa cosa, quindi io sono veramente contento. Guarda, io ti vorrei chiedere soltanto l'ultima cosa, che più che altro è... No, però guarda, non ti voglio... Diciamo che vorrei rimandarti, se riusciamo a organizzarci, per fare magari un webinar con più ragazzi, dove magari anche i ragazzi possono scriverti, perché così non si capiscono le domande e così via. Quindi vorrei fare proprio un webinar dove magari più ragazzi possono capire, e soprattutto io lo chiamo segreto, cioè capire qual è il tuo segreto, che però non è un segreto, ragazzi, è semplicemente avere le palle, sapere perché lo stai facendo, ricordartelo tutti i giorni ed essere motivati, che è stato che è la cosa principale che lui ha detto, e quello è il segreto. Poi sembra che sia chissà che, ragazzi, semplicemente avere le palle e capire che cosa stai facendo e perché lo vuoi fare, cioè, e tante volte, cioè noi lo banalizziamo così, poi sembra che è un segreto, no? Però essere un vincente è una cosa proprio è la mentalità, essere un vincente è una questione di mentalità, è una questione di provare, è una questione di allenarsi, è una questione tutti i giorni di fare un passo in più. L'addestramento è niente, la volontà è tutto. E oggi l'ho letta, che è una frase di Ra's al Ghul che dice a Batman durante l'addestramento, no? A Bruce Wayne, ancora non era Batman, era Bruce Wayne. Ancora da seguire. Esattamente. E quindi, ed è una frase bellissima, perché è quello vuol dire avere una mentalità vincente. L'addestramento fa la differenza, certo che fa la differenza l'addestramento, ma ci mancherebbe, ma certamente. Ma ragazzi, se non ci avete la volontà, non andate da nessuna parte, andate da nessuna parte. Questo è proprio il messaggio bellissimo che è il filo comune che secondo me che ci ha legato a me. E non è un caso, ripeto, ci siamo qua oggi a parlare, quindi sono contentissimo. E, magari, adesso come sono i tuoi programmi? Adesso tu sei libero fino a quando? Vabbè, questa settimana abbiamo il salto, lunedì salteremo col paracadute. Spero che settimana prossima, spero, lo pregherò in tutte le lingue, domanderò alle altre nazionalità, i nordei, di poter uscire il prossimo fine settimana. Ma credo che potrò uscire comunque. Facciamo così, io organizzo un webinar, visto che la gente qua ce lo sta chiedendo, dove magari parteciperai, magari lo facciamo su Zoom, c'è un webinar privato, li faccio iscrivere. Questo weekend magari facciamo sabato pomeriggio, insomma ci gestiamo, tanto ci sentiamo, quindi non è un problema. E così poi magari facciamo fare anche altre domande e raccontiamo anche qualcos'altro, qualche altro aneddoto.
È stato veramente, ma veramente un piacere bellissimo e immenso. Riposati, mi raccomando, perché ti devi riposare. Grazie. Riposati e ci sentiamo presto, va bene? Assolutamente. Bellissimo, grazie di tutto. Bello, ci sentiamo.